Buonasera amici di Futsal TV, da parte di Alessandro Dragone e benvenuti al big match di questa undecima giornata di campionato di Serie A Calcio 5 femminile. In campo si affrontano Italcave da Statte e Vitanto Calcio 5. Renata si indietreccia per ricevere palla, dribbla Cenedese, cerca di aprire spazi per Valeria, prova a mettere in mezzo che il pallone viene respinto da Tempesta. Sulla battuta va Diana Santos che prova probabilmente a calciare in porta. Fischia l'arbitro, la rincorsa, deviazione che termina sul palo, occasionissima per il Bitonto. Attenzione Renata, supera Raina, Nicoletta, attenzione, continua a giocare l'arbitro, attenzione Belam, il tiro e c'è il gol di Marina Belam. Un ritorno con stile per la numero 12 brasiliana al minuto 6:56. Con il Bitonto in possesso, Lucieia supera Pasquale, anche lei Alessandro con questa maglia, e Margarito con un grande intervento riesce a deviare le palle in angolo. Fischia l'arbitro, parte il tiro, deviato da Pasquale e gran parata di Margarito ancora una volta, questa volta sul tentativo di Pernazza. Ancora Pernazza, recupera palla Renata, si trova tra la porta, Belam, respinta di Tempesta, Mansueto e palla sul fondo, sopra un impallo. La riprevisce a indietreggiare per Renata, Valeria supera due avversari ma sbaglia il passaggio, attenzione Pezzolla sbaglia incredibilmente il passaggio e Raquel Pedroso davanti a Tempesta si fa ipnotizzare. Valeria, Renata supera, cerca di superare Lucieia, attenzione tiro, rete, gran gol di Renata quasi sulla linea di fondo sfruttando anche l'uscita errata di Tempesta che si scontra con la sua compagna ed è 2-0 della Statte. Quando manca 33 secondi 5 decimi alla fine del primo tempo e inizia in questo momento il secondo tempo. Daina Santos trova Lucieia che si aiuta a brigiare ma Margarito ancora una volta respinge il pallone in angolo sul tentativo di passaggio di Lucieia. Renata dribbla secco Diana Santos, passaggio in mezzo per Amanda De Souza per segna il 3-0 della Statte al minuto 5:07. Nuovo possesso al Bitonto, Cenedese, attenzione, brutta palla persa, Renata, Mansueto, e 4-0 Statte, su palla recuperata da Renata, su un brutto passaggio Cenedese, sfruttando la porta lasciata vuota da Diana Santos, ed è 4-0 Statte al minuto 8:47. Trova un buon pallone per Belam, ma viene chiusa, recupera il pallone, ancora Margarito, su un tiro di Otmani in spaccata, ma Renata recupera subito su Enrico Violi. Renata punta uno contro uno, Enrico trova Mansueto, attenzione reazione fortuita e trova palla Renata per il facile del tapin, 5-0 al minuto 15:31. Enrico prova il tiro, viene respinto Diana Santos, in questo momento il Bitonto accorcia il distante con Cenedese che dopo sulla prima respinta di Margarito riesce a trovare il gol. Attenzione Diana Santos, perde palla ma riesce a tenere, prova a calciare, suona la sirena e finisce qui. Ritorna una Statte, batte Bitonto 5-1 e con questa vittoria entra automaticamente con una giornata d'anticipo ai Final 8 di Coppa Italia.